Toccati con il sombrero, turisti e veronesi riempiono la città per il Festival Internazionale dei Giochi in Strada in Piazza Dante, Notte Messicana. Cambiamo decisamente argomento, chiudiamo qui questa pagina di cronaca davvero inquietante per quanto accaduto ad Affi e veniamo al Toccati. Tantissima gente in città per il Festival Internazionale dei Giochi di Strada, piazze e vie del centro occupate festosamente dai giochi provenienti dal Messico e chissà che in futuro il festival non possa allargarsi anche a San Zeno, ne abbiamo parlato con l'organizzazione. Verona si mette il sombrero, non tanto per ripararsi dalla pioggia, quanto per calarsi nell'atmosfera messicana della Toccati. Tutti attorno a Piazza Erbe per seguire i giochi con la pelota, con la palla, che viaggia da una parte all'altra della piazza, colpita dai fianchi dei giocatori. Festa e colore, con queste donne che fanno viaggiare la pelota con un bastone anche per chilometri e chilometri, ad ammirarle tantissima gente, soprattutto turisti provenienti da ogni parte d'Italia, a conferma della valenza di questo Festival Internazionale dei Giochi di Strada, partito quasi per gioco, è il caso di dirlo, 12 anni fa, è diventato negli anni un'attrattiva formidabile per i turisti. E i veronesi non stanno certo a guardare, tocca a te a lanciare la palla e gettare giù i birilli o ad indirizzare le noci nel corridoio giusto o a giocare con la trottola come fanno del resto in ogni parte del mondo. I giochi della tradizione veronese piacciono sempre e ci sta allora un po' di pepe proveniente da San Zeno. Questo discorso di San Zeno, che in effetti no, il San Zen che ride, il bala che vegna, viene nella piazza di San Zeno. Metterete una pezza il prossimo anno? Che cos'è? Ma lo dico da mezzo sanzenato, quindi lo posso dire, è un pensiero che ci sta portando. Poi dobbiamo anche capire che organizzare un festival come questo impegna le nostre 500 persone già, diciamo, al limite dell'organizzazione, quindi quando utilizziamo uno spazio dobbiamo pensarlo, ragionarlo sui termini della sicurezza, del flusso delle persone, e ci piacerebbe, ma bisogna vedere le compatibilità. Però ci provate. Noi giochiamo sempre, quindi il gioco ci porta a provare sempre. Risposta più che legittima, perché l'organizzazione è davvero impegnativa e comunque impeccabile. Si giocherà anche domani per tutta la giornata, dalle 10 alle 20, ed è festa messicana in Piazza Dante anche stasera. Beh, notte messicana che permea tutto il centro storico, musiche e danze da Piazza dei Signori, Lungaggio di San Giorgio. Due appuntamenti imprescindibili, uno la palla infuocata vicino a Ponte Pietra e l'altro ore 21, e poi avremo anche l'altro grande evento, queste donne che corrono con una palla per fino a 35 km nella Sera Grande, che partiranno a Castelvecchio, via Roma, piazza Bra, via Mazzini, piazza delle Erbe, ore 9, Castelvecchio.